Olga Ducras. Mi chiamo Olga Ducras. Il mio nome vuol dire oliva del Carso. Quello che voglio raccontare è un po' della mia vita. Tutto inizia in un tranquillo paesino del Carso, nei freddi mesi invernali. Questa è Evril, la mia mamma, ed io mi trovo ancora al calduccio nel suo pancione. La mia mamma trascorre tranquilla, in compagnia delle sue amiche, le ultime giornate prima della mia nascita. Preoccupandosi solamente che il cibo per sfamarci arrivi in abbondanza. Col calar della sera arriva il grande momento. Ed eccomi, puntuale, a mezzanotte. La mamma, felice della mia nascita, mi saluta con un amorevole nitrito. Sono stanca, ma i suoi baci servono a rincuorarmi e a stimolare la voglia di alzarmi e compiere i primi passi. Dopo tanta fatica, finalmente, ecco, riesco a stare in piedi, pronta a fare la prima e meritata poppata. La mattina dopo, mamma, stanca ma felice, si gode il tepore del primo sole ed io mi sento già molto più sicura sulle mie lunghe ed esili gambe. Le fredde e piovose giornate invernali trascorrerebbero lente e monotone, se non fosse per la curiosa volpe che, informata del mio arrivo, di quando in quando viene a trovarmi spaventando un po' tutti. Un'altra mamma si prepara, trottando con fatica, all'arrivo del suo cucciolo. Che nato ammalato, ahimè, sarà meno fortunato di me. Col passare dei giorni, la primavera prende il sopravvento. Sbocciano i primi fiori, l'erba si fa sempre più verde ed alta e mamma si sente talmente felice che inizia a sgroppare. E finalmente, in compagnia di mamma, posso dar sfogo alla mia esuberante vitalità correndo all'aria aperta. Ma anche per me queste giornate passate in piena libertà finiranno. Tra non molto, la mia nuova casa sarà l'ippodromo. Qui mi verrà insegnato a trottare.
Dopo tante ore di duro allenamento, è giunto il momento della mia prima entrata ufficiale nel mondo delle gare. Manca un minuto alla partenza. Ma tra una gara e l'altra non potrò fare a meno di ricordare le spensierate giornate trascorse in quel tranquillo paesino del Carso.